Salvezza più vicina invece per il Genoa, che qui vediamo già in azione, siamo alle fasi iniziali della partita. Un cross di Padovano e Mussi che manda in angolo, ha rischiato anche l'autorete. Poi comincia il Torino. Scifo, una finta di Poggi. Aguilera non riesce ad intervenire. Continuano i loro attacchi. Granata, Poggi, Scifo, il cross. Di Scifo, la parata di Spagnulo. Ancora Torino. E ancora Scifo, che però manda a lato. Qui Poggi, poi Scifo, Venturin, fuori la sua conclusione. S'affaccia il Genoa. Da Panucci a Padovano, ma c'è l'uscita di Marchegiani. Primo tempo non granché. Molto più interessante la ripresa. Qui all'11esimo Scifo e Mussi, che guardate come sbaglia. Non sfrutta l'occasione. Il gol arriva al 14esimo. Aguilera, Silenzi che ha rilevato Sergio, il pallone per Scifo che manda in rete per l'1-0. Ma dopo 3 minuti arriva il pareggio. Così Andrea Fortunato per Panucci, ancora Fortunato che mette in rete. Dunque 1-1 al 17esimo del secondo tempo. Punizione di Branco, pallone per Scuradi, Bortolazzi, la parata di Marchegiani. Torna ad attaccare il Torino con Poggi, poi da questi a Silenzi e la parata di Spagnuolo. Verso la fine, interessante occasione per il Genoa. Van Schip è entrato al posto di Padovano, incertezza, guardate, di Marchegiani e il pallone in corso.